Prendete su voi il mio gioco ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Questo versetto parla di riposo per le anime vostre, ma non implica che questo riposo sia un dono divino che si riceve liberamente. Al contrario, dice: prendete il mio gioco e imparate. Secondo questo testo, se vogliamo la pace desiderata e desideriamo il riposo dell'anima, è necessario compiere 3 passi. Prima di tutto, andare da Gesù, portando i nostri pesi e le nostre pene, la nostra mancanza di pace e il tormento del cuore stanco, insomma. Gesù non respinge mai coloro che si rivolgono a Lui con fede. In secondo luogo, dobbiamo portare il giogo di Cristo. In cosa consiste questo giogo? In molti luoghi della Bibbia, il giogo ha una connotazione negativa, associata alla schiavitù e all'oppressione per mano dei nemici. Tuttavia, il giogo ha anche un altro significato, che dovrebbe essere esaminato attentamente se si desidera vivere una vita di riposo e di pace. Il versetto ci dice che Gesù portava un giogo, il suo giogo. Infatti dice: prendete il mio giogo. Gesù si paragona a un animale da soma, che viene aggiogato dal padrone per compiere un servizio. Il giogo viene messo sul collo dell'animale e questo non è in grado di muoversi da solo. Non può fare nulla liberamente, ma viene guidato da un altro. Il buon Gesù si paragona a un animale che non è libero di fare ciò che vuole, ma fa la volontà di un altro. La sua condizione di servo umile e obbediente è registrata nelle sue parole. Il figlio non può fare nulla da sé, se non ciò che vede fare dal padre. Queste parole ci impegnano, perché se lui non era in grado di muoversi autonomamente, quantomeno lo siamo io e voi. Ma gli esseri umani sono per natura indipendenti. Non amano ascoltare consigli, non accettano le indicazioni. Il risultato di questo atteggiamento è sofferenza, dolore, stanchezza e stress. Oggi incominciamo a vivere in sottomissione alla sua volontà. Impariamo a godere del riposo che Gesù offre, portando il suo giogo, perché ha detto: prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Che Dio ci benedica e buona giornata.